Vai, azione. Allora, io sono Fulvio Ferrati, nel film Uscio e Bottega ho interpretato il ruolo di Mancuso, l'autista, quello che portava praticamente. Io sono un attore, ho fatto l'attore. Io ho fatto la giornalista nel film, vado io. Te parli con noi. No, io c'ho da fare il film. Salve. Maremma Zipillatrice! Sono Marco Borgheresi. Maremma Zipillatrice! Attore. Caccia la gratta vicina, eh? Nella vita faccio soprattutto teatro e insegno. Lavoro soprattutto in teatro. Nel film il mio ruolo è il presidente dell'Unione dei Consumatori. Maremma Zipillatrice! Caccia la gratta vicina, eh? Ricapitolando, il film Uscio e Bottega dovrebbe avere un po' più di fortuna di essere distribuito nelle sale dei cinema d'Italia, visto che parecchie sale lo danno a tanti film a cane e porci. Dovrebbe essere distribuito con più passione e con più amore. Invece vedo che per ora non si smuove foglia. Però penso che con un po' di pazienza, un po' di polso, un po' di grinta si dovrebbe riuscire a saltare l'ostacolo, andare oltre. Mi è piaciuto, per me è stata, come si dice, un'emozione che vorrei ripetere con questi film corale, con un ruolo più attinente, corposo, come si dice, un po' più di presenza, sarebbe meglio, sarebbe più emozione. A me mi è piaciuto molto questo fascino, questa presenza, questa espressione di Carlo Monni, del Papa, è rimasta lì, cioè, è emozionante questo mondo vestito da Papa lì, su questo palazzo del 1400, è stata una cosa emozionante, mi ha lasciato dentro questo Papa, mi faceva sorridere e sì anche pensare, come si dice, faceva due pensieri, lui era espressivo lì, buono questa figura buona. Sono è rimasto indelebile nella mia mente, mia sensibilità. Ma divertito il viaggio che fa a Roma, a Monte Fiascone, tutta questa campagna bella, queste vallate, la Toscana lì, il Senese, bella, mi è rimasta impressa quella cosa lì, ha lasciato emozionante, via. Ma mi è piaciuto un pochettino Casaretti. Anche il Falcone mi è piaciuto. Che questa bella faccia, visto, espressiva, visto, caratteristica, no? Funziona, no? Falcone mi è piaciuto tanto. Si fa la proiezione il 21 di maggio al Pulcino di Firenze. A giugno esce DVD, vediamo un po' se si riesce a portarlo anche all'estero, in Francia, in Germania, io ne so, anche in Brasile, volendo. In Giappone, sì. Questa sarebbe l'ambizione. Che c'è la carta vicina? Maremma Zipillatrice!